Guardi, gli infissi che sono da quando è stata costruita questa zona, quindi dal 1958, chi non l'ha potuto cambiare sono rimasti sempre quelli e quindi non si chiudono le finestre, i vetri sono quelli sottili, l'impianto idraulico che praticamente è sempre quello, quindi ci sono perdite dappertutto perché i tubi ormai sono marci. Ecco, le caldaie che sono quella mia del 99 e adesso praticamente sta dicendo basta, non ne posso più, non ce la faccio più. Ecco qui le tegole che si rompono, qua sono 3 anni che siamo con queste inferriate, quindi è una cosa bruttissima e anche guarda la dignità ce l'hanno fatta mettere sotto i piedi perché non è possibile vivere in queste condizioni. Avete sentito tante promesse? Tantissime, tante promesse. Gian Guido mi prese sotto braccio qualche tempo fa e mi disse: non ti preoccupare, domani faccio venire i tecnici a vedere queste tegole, te le facciamo aggiustare. È passato più di un anno da questa cosa, ma io non ho visto nessuno. E niente, siamo proprio completamente abbandonati. Le nostre richieste, se andiamo giù negli uffici, non ci ricevono perché non ci sono o perché sono assenti momentaneamente. Io non so più cosa fare. Io ripeto, adesso la caldaia rotta l'ho fatta aggiustare io perché non è possibile, no? Stare con una caldaia rotta senza acqua calda in casa, ma il cambio della caldaia lo pretendo.